Bimbe! Vanessa? Sei addormentata? Ah, Ani, Vanessa dorme? Sì. Sei addormentata? Guarda, ho fatto un gioco che non scivo. Ma... Zio, cosa fai? Uno scherzo. Cos'è? Poverina. Poverina Vanessa. Vai. Porto allo stadio, Cosa dormi che stasera devi andare al cinema col... Veramente? Papà stasera ti porta al cinema. Ani? Stop. Basta, Ani. Ani, ti do una notizia. Spegni. Allora, io mi sono svegliata con sta somma e poi mi dici che devo andare al cinema. Allora, è fighissima. Eh sì, ho parlato con papà e ha detto che ti vuole portare al cinema. Io e te non andiamo al cinema, vero? No, perché siamo a casa. Noi restiamo a casa, ma invece no. Guardate, ti è caduto il dentino. Il primo giorno che eravamo in Sardegna, l'abbiamo lasciato in Sardegna, mi sa. Non il primo giorno. Sì, il primo giorno che siamo arrivati in Sardegna, eravamo appena atterrati, sì. Eravamo appena nate. Atterrate. Comunque, stavo dicendo, Anastasia, visto che il tempo oggi non è soleggiatissimo, oggi, adesso è sera, e è fresco e si sta bene, cosa ne pensi se io e te ci andiamo a mangiare? Ma piove? No, non piove per adesso, speriamo che non piove. Ma sta piovendo. No amore, non piove. Andiamo a mangiare gelato. Esatto, andiamo a mangiarci un bel gelato io e te. Magari chiamiamo anche la nonna e le chiediamo se vuol venire. Sì. Ma non è che ora dobbiamo andare al cinema. Il cinema inizia alle 8:30 stasera, quindi speriamo che papà arrivi presto. Quindi a che ora dobbiamo andare al cinema? Alle 8 devi essere lì, 8:10, ma devi già essere lì e dobbiamo mangiare ancora, quindi vediamo, speriamo che tu arrivi in orario. Sei d'accordo? Quindi ceniamo, no? Non vuoi andare? Sì. Quindi ceniamo e poi andiamo a mangiarci un bel gelato con tutta calma, Va bene? Sì. Va bene, poi chiediamo anche alla nonna se vuol venire a mangiarsi un gelato con noi se non piove, ok? Guardate. Guarda che se piove non andiamo neanche noi. Ma sì, vabbè, è un cappuccio. Col cappuccio? È il giubbotto. Cosa dobbiamo guardare? Sì, amore, andiamo, va bene, ok? Dai. Allora niente, vado a vedere se la cena è pronta. Sei contenta amore? Cosa guardiamo? Ma che film guardiamo? Non lo so, lo scegli poi con papà, eh? Mangia dai che tra un po' arriva papà, così riesce ad andare a vedere il film. Sei contenta? Sì. Tu sei già stata al cinema però, vero? Sì, una volta, sola, è vero, solo una volta. Da bambina. Mentre Anastasia non è mai stata al cinema però... No, forse anche lei da volta. No, lei è rimasta fuori, era piccolissima. Perché eri piccolissima e non potevi entrare. E anche adesso secondo me tu ti annoieresti al cinema. Per quello non ti porto. Perché tu non riesci a guardare un film intero nemmeno a casa. È vero? Ragazzi, sapete che questo è il mio coltello preferito? Perché gli altri non mi piacciono perché non tagliano bene. È vero, anch'io preferisco questo. Cosa mangi? Il pollo con le pomodori. Bravissima. Tu cosa mangi? Il gelato. Solo il gelato? Ma devi anche cenare. No, 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 signorina, quale viuster? Tu devi cenare. Vuoi una coscetta di pollo? Dai, ma la coscetta... Ah, va bene, però non è che non devi cenare, perché poi dice, no, ma io voglio il cioccolato, voglio quello, e infatti perché non ha cenato, vero? Esatto, perché mangia schifezze. Allora mangio di là. No, tu mangi seduta a tavola a fianco a tua sorella e di fronte a me. Ok, se no guarda che non ti porto a mangiare gelato, sto parlando con te. Ma non vuoi. Cosa non vuoi? Voglio mangiare di qua. Esatto, mangi di qua. No, cioè di là. No, di là non mangi. No, via. Cos'è che hai detto? Che mangi la coscetta di pollo? Però non voglio mai più vivere con te. Non vuoi più vivere con me? No. E dove vai a vivere? Con qualcun altro. Con chi? Per esempio? Non te lo dico. Non vuoi essere più mia amica? No. Ma stasera a mangiare il gelato con chi ci vai? Con qualcun altro, quindi? Sì. L'hai già chiamato? L'hai già avvisato? No, vado con Vanessa e papà. Dove? Lì. Al cinema. E mi lasci da sola? Sì. Io vado a mangiarmi un bel gelato da sola? Sì. Va bene, ci sto. No, io vado con la nonna a mangiare il gelato, ma no, dove vai tu? A
Ah, andiamo in due gelaterie diverse? Sì. No, vai via. Hai finito di mangiare, amore? Allora, ascolta, papà è arrivato, si sta lavando, ok? Io e Anastasia andiamo. Divertiti e ci vediamo dopo, quando finisce il film. Noi andiamo a mangiarci un gelatino e torniamo a casa, ok? Sì. Divertiti, amore. Ciao, amore. Ciao, dai. Ciao. Andiamo a mangiare il gelatino. Aspetta che apro il cancello. E lo sono ancora qui. Sì, perché papà si sta ancora lavando. Sì, qui. Attenta a non farti male. Mamma mia, com'è alto. No, no, che ti fai male, amo? No, 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 non lo fare, eh? Sì, da qui sì, tre gradini. Brava, andiamo, dai. Hai visto che bella serata fresca? Eh? Voglio farmi asciugare la mossa. Tanto si è asciugato, ma sarà molto scivoloso. Mi dai il gradino? Dai, scendi che ce la fai. Wow, bellissimo. Dai, andiamo. Sali in macchina. Sei legata? Possiamo andare? Sì. Sei pronta a mangiare un super gelato? Andiamo. Siamo quasi arrivati, amore. Speriamo che la gelateria sia aperta, perché potrebbe essere chiusa. Magari ce n'è aperta. Capito, amore? Sì. Se è chiusa, proviamo ad andare a vedere se ce n'è un'altra aperta, d'accordo? Sì. Dove sei? Amore? Dove sei? È aperta la gelateria, amore. Sei contenta? Allora, con la nocciola e cioccolato. Ah, stai già scegliendo i gusti? Sì, e tu? E io nocciolato, tutto nocciolato. Vediamo, adesso guardo io i gusti. Io lo voglio pienissimo. Andiamo? Sì. Che gusto hai preso, amore? Cioccolato e nocciola. Mmm, com'è? Buono. Andiamo con la pasticciata insieme. Vediamo, vuoi assaggiare i miei? Nocciolato? Così come il tuo e fior di latte. Buonissimo. Sì. Anche il tuo è buono, è nocciola. Di me, guarda, ci sono tante nocciole nel mio. Allora, ho visto. La vuoi una? Chissà se riuscirò anch'io. Eccola là, eccola lì che cerco. Ok, se non riesci a prenderle, non toccare. Adesso ti do un tovagliolo e lo butti. Ho il mio. Buona. Presa? Ok. Adesso puliamo, Mi sono sporcata? Mm-hmm. Ok, le pulizie, amore, brava. Hai pulito tutto? Sì, ma in fondo c'è un cestino. Dove lì in fondo? Non ce n'è uno prima? Vabbè, dopo andiamo a buttarlo insieme, non andare vicino alla strada. È lì! Dopo andiamo. Sì, mamma, guarda. Lì. Vabbè, ma è lontano? No, lì vicino. Mi aspetti? Andiamo insieme? Vai qui davanti. Vai a vedere. Vai. Ma dove? No, no, è lontano. Vieni qua. Lo buttiamo dosso. Ma guarda che è qui il cestino. Lo vedi? Questo qua bianco. Qua sopra. Vai a buttarlo. È pieno. Eh sì. Andate. Vediamo. È quasi finito? Brava. Mi sto superando, vero? Sì, sì. Siamo uguali, eh. Bravissima. Chissà Vanessa se si sta divertendo al cinema con papà, eh? Secondo te? Sì, secondo me possiamo guardare un film, che film possiamo guardare? Quando che... torniamo a casa? Eh. Poi vediamo cosa c'è. Ragazzi, okay? Che film mi piace? A te che film piace? Quello di Lillo, perché mi piacciono molto quelli lì. Di Lillo? Sì, tre, due, tre. LOL? Eh. Tu guardi LOL che ridi con tua sorella, vero? Anche Fedez ti piace? E Frank? Anche a me. Lillo sembra un bambolotto. Ah sì? Bambattina piccolina. Perché? Lillo sembra un bambolotto. Carino. Guarda quel cane che è. Anche Elio è simpatico. Sì, chi è? Non mi ricordo. Elio è quello che faceva, era nel quadro. Ah sì, che c'era. Che era il primo LOL. È arrivato oggi, abbiamo visto, è arrivato. Ah sì, è arrivato anche Elio? Sì. Ma dai. Oggi è arrivato. La nocciola. Buona. Mamma, uguali, guarda. Ma siamo uguali. Cin cin. Guarda.
Le fiorellini, cin cin. Guarda qui, i fiorellini. Sono i fiorellini? Sì. Sono in centro, mamma. Mi hai tolto il gelato, non posso più vincere. Manco una nocciola. Hai trovato un'altra nocciola? Che buona. No. Piano. Non si mangia veloce, non si fa la gara quando si mangia. Vero che non si fa la gara quando si mangia? Perché quando si mangia bisogna fare molta attenzione e masticare sempre molto bene. Mi ha rubato il colo perché non voleva che lo finissi prima io. Posso finirlo adesso? Qual è il mio? Quale? Ti sto perdendo? Ah. Hai vinto! Hai vinto? Brava amore, brava. Finito il gelato, andiamo a casa? Ho vinto io. Hai vinto, vinto tu? Io. Ho vinto 2100 euro. Ah però, 2100 euro. Non ho 2100 euro nel portafoglio, eh. No, 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 che tu mi perdi i soldini. Sì, me lo fai. No. Andiamo a aspettare Vanessina che arriva? Sì. Eh? E scegliamo un film da vedere? Sì. E facciamo vedere a loro. Cosa fai? Adesso ti metti l'auto, stiamo andando a casa, non metterlo, che ti intossichi la pelle per niente, lascia stare. Esatto. Andiamo? No. Cosa vuoi fare qua? Sono le zanzare. Vedi, un altro gelato. Ma va. Andiamo. Non andare giù. Andiamo? Andate a casa. Senti come si sta bene, amore. Ma che cos'hai stasera? Sei ballerina. Capitano, mio capitano. Andiamo dentro? Sì, andiamo a casa? Capitano. Dai, dai, su, cammina. Beh, io vado. Rimani qua da sola al buio. Io vado. Dove sei andato nel buio? Prendo le chiavi un attimo. Aiutami, guarda, prendi, vedi se ci sono le chiavi, trovale. Sono stasera, la scusa. Dai, mettile giù che ti aiuto. Dove sono? Ci sono quelle della macchina. Macchina? Io. Non vedo le chiavi, Ani. Perché non ci sono? Oh, non mi dire. Aspetta, cosa c'è qua? Non è che l'hai, mamma. Non è che l'hai date a papà? No. Ho un problema. Mi sa che le ho lasciate in casa quando c'era papà ancora. Non ci ho pensato a chiudere perché c'erano loro a casa. E io ho lasciato le chiavi in casa e papà ha chiuso la porta. Ani, non ho avuto in macchina. Siamo chiuse fuori. Ma tanto c'è una aria. Sì, si sta bene stasera. Sai cosa possiamo fare? Siamo sicuri che non ci sono. C'è il telefono, il fazzoletto. Sì, un attimo, non hai una cerniera? No, sì, c'è una cerniera, ma io le chiavi non le ho mai messe in cerniera. Senti, cosa facciamo? Io non so dove posso dormire. Dammi le chiavi della macchina prima che mi perdi questa. Lo so dove posso dormire, sul trampolino. Dormiamo sul trampolino? Sì, io vado. Sai qual è il problema? È che è molto buio adesso, ci sono anche i gatti che litigano, io ho un po' paura. Beh, papà e Vanessa prima o poi torneranno, però non so a che ora. Oh, magari a fine. Senti, facciamo che stiamo in macchina, che siamo un pochino più tranquille. Sì. Hai voglia? Sì, ma se ci scappa la pipì, perché a me... devi aspettare. A me mi scappa. Non puoi farla. Ok, lo faccio. Devi aspettare. Mi scappa. Guarda il gufo, con gli occhi accesi. Mamma, non so dove lo posso fare. Non puoi farla, non c'è un modo, non esiste un modo alternativo. Ah, nelle ciotoline dei gatti. Quando sembra acqua. Dai, senti, andiamo in macchina, dai, Vani. Andiamo in macchina e aspetteremo che arrivano. Cosa dobbiamo fare? Solo che prima che arrivano loro passeranno altre 2 ore. Ti scappa la pipì? Sì. Riesci a resistere? No. Un paio d'ore? No. Il tempo che finisce il film e tornano indietro? No. Ragazzi, ho lasciato le chiavi di casa dentro casa e lo siamo chiuse fuori io e Anastasia. Perché papà poi? No, papà avrà le sue, mi auguro, perché se, come sì, deve averle per forza, ha chiuso la porta è chiusa, solitamente la chiudo la porta di casa, solo che oggi avevo in casa Vanessa e il papà e quindi non ci ho pensato, sono uscita, non l'ho chiusa e mi sono dimenticata le chiavi in casa, quindi loro sono usciti, hanno chiuso la porta con le loro chiavi,
e noi siamo rimaste fuori. Meno male che stasera è ventilato e fresco, perché altrimenti saremmo morte dal caldo, vero? Ci è andata anche di sì. Fortuna. Allora ragazzi, il video finisce qui, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate questo video in su. Ciao! Lasciate questo video in su, non il pollicione, il video, vi raccomando, prendetelo e lanciatelo in su. Cosa lasciate il video? Non devo andare a fare la spesa. Ciao, perché se non ci abbiamo niente da mangiare. Niente, abbiamo appena mangiato un gelatone gigante, vuoi mangiare ancora? Ma per domani mattina. Ma papà, adesso tornano prima di domani mattina, tra un paio d'ore arrivano. Comunque bisogna lasciare i pollicioni in su, e togliti quel ciuccio. Lasciate la bella casa in su. Ciao. Lanciatela. Va bene. Buonanotte. Allora, facciamo tutto da capo. Allora ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel pollicione in su. Ciao, buonanotte. Ci vediamo domani mattina. Ciao. Ciao. Dormi.